Io sono per le strade fredde della notte. No, non sono pentita. Io penso a questa resa, questa dolorosa resa. Ho baciato la croce della mia sorte sulle colline del massacro. Per le strade fredde della notte, gli amanti, tra assidue incertezze, si lasciano. Per le strade fredde della notte, nessun'altra voce se non il ripetersi dell'addio. No, non sono pentita. Sembra fluire il mio cuore al di là del tempo. La vita ripeterà il mio cuore. Il polline messaggero che vaga sui laghi del vento mi ripeterà. Vedi come mi si lacera la pelle, come fermenta il latte nelle vene azzurre del mio freddo seno, come il sangue inizia il suo lento risalire di cartilagine nei miei lombi pazienti. Io sono te, e quella che ama, e quella che d'un tratto ritrova dentro di sé uno strano legame con migliaia di cose nostalgiche e ignote. Sono tutta l'intensa sensualità della terra che assorbe tutte le acque per fecondare tutte le valli. Ascolta la mia voce lontana nella nebbia densa dei salmi mattutini e guardami nella quiete degli specchi. Vedi come ancora con i resti delle mie mani sfioro l'oscura profondità dei sogni e tatuo il mio cuore come una macchia sanguigna sulle candide felicità dell'essere. No, non sono pentita. Raccontami, mio amato, di un'altra me che incontrerai ancora per le strade fredde della notte, con gli stessi occhi innamorati, e ricordami nel suo malinconico bacio e sulle tenere rughe dei tuoi occhi. Io sono e solo la voce che resta. Perché devo fermarmi? Perché? Gli uccelli se ne sono andati in cerca dell'azzurro. L'orizzonte è verticale. L'orizzonte è verticale, il movimento zampillante. Accessibili alla vista, roteano luminosi pianeti. La terra si ripete in altezza e voti d'aria si trasformano in canali di collegamento. Il giorno è una distesa non compresa dalla mente ristretta dei vermi dei giornali. Perché devo fermarmi? Il cammino passa tra i capillari della vita. L'ambiente fecondo dell'utero di luna concepirà le cellule infette e nello spazio chimico dopo l'alba solo la voce sarà assorbita dagli atomi del tempo. Perché devo fermarmi? Cosa può essere la palude se non il luogo dove putriti insetti depongono le uova? L'obitorio pensa solo ai suoi cadaveri gonfi. L'uomo impotente nasconde nell'oscurità la sua impotenza. E lo scarafaggio, oh, quando parla lo scarafaggio, perché devo fermarmi? Io sono della stirpe degli alberi, mi turba respirare l'aria infetta. Mi consigliò un uccello morto di non dimenticare il volo. Il fine di tutte le forze è giungere. Giungere all'origine luminosa del sole e calare nella percezione della luce. È naturale che mulini a vento marciscono. Perché devo fermarmi? Prendo le acerbe spighe di grano al petto e le allatto. La voce, solo la voce del limpido desiderio di fluire dell'acqua, la voce dello scendere della luce stellare sulla superficie femminea della terra, la voce del concepimento del seme del senso, l'estensione del pensiero condiviso d'amore, la voce, solo la voce che resta.
Nel paese dei nani il criterio di valutazione viaggia sempre sull'asse dello zero. Perché devo fermarmi? Io obbedisco ai quattro elementi e il regolamento del mio cuore non può essere redatto dai ciechi del governo locale. Io non ho a che fare con il gemito lungo e selvaggio dei genitali dell'animale. Io non ho a che fare con il misero muoversi del verme nella cavità carnale. La stirpe sanguigna dei fiori mi impegna a vivere. Sì, la stirpe sanguigna dei fiori. Lo sapete? Grazie. Questo è un esempio più bello di unione tra la comunità iraniana e la comunità italiana. Lei è una donna libro iraniana. Grazie.